Come ricorda la sua ultima recita? Con grande rimpianto. Dove è avvenuta? Allo Staatsoper di Vienna. Pagliacci, e glielo dico perché. Perché ho visto davanti a me calare definitivamente il sipario, ma quello definitivo. Guardi, uno che ha vissuto per il canto, io ho cominciato a interessarmi del canto all'età di 13 anni, e arrivare a 60 anni, vero, avendo sempre questi successi, questo fascino che è il teatro, le scene, i costumi, il trucco, la musica, ho visto davanti a me un grigiore immenso che ancora me lo porto dietro. Guardi, io, dottor Bianchi, non posso mai sentire i miei dischi, perché mi prendo un rompo alla gola e mi sento morire. La commedia è finita! Cosa farà del monaco una volta che non potrà più cantare? Guardi, questa è una domanda che io mi sono mai posto, per la semplice ragione che sarebbe lo stesso che lei mi domandasse cosa farà lei del monaco quando sarà morto. Ovviamente non ha risposta, così non può averla per me, perché io sono nato con la mia voce, praticamente sono nato. Io ho cominciato a cantare all'età di 11-12 anni, ossia quando ho cominciato ad avere l'uso di ragione, e ho sempre cantato per tutta la mia vita stessa è sempre stata in funzione della mia voce. Ancora quando ero adolescente il mio umore era allegro, ero placido, tranquillo quando la voce risultava bene. Quando avevo un raffreddore che la voce andava male diventavo cupo, triste, perché naturalmente io ho sempre avuto cura della mia voce sin da quando ero ragazzino. Si immagini adesso che poi è diventato un fatto professionale, vero? E poi sono passati degli anni che ho usato sempre la mia voce. Quando mi manca la voce, le dico francamente, io preferirei scomparire per un lungo periodo, non farmi neanche vedere. Lei mi dice cosa farò quando non canterò più. Guardi, l'unica cosa possibile, io ricordo che al Metropolitan un mio carissimo amico, il baritono Leonard Warren, durante una rappresentazione di Forze del Destino, al secondo atto morì. Bene, guardi, mi creda, non è una bestemmia. Io preferirei finirla così proprio, tutto un colpo, senza avere il dolore del distacco di questa voce e il dolore del distacco del teatro. La fotografia del mio maestro di canto, di... Ah, Melocchi. Sì, di Melocchi. Pesaro. Di Pesaro, sì. È nata a Pesaro? No, non sono nata a Pesaro. La gente crede che io sia nata a Pesaro perché ho studiato al conservatorio e sono andato lì quando ero adolescente, ma io sono nata a Firenze. La mia prima infanzia ho trascorso a Firenze. Mia mamma è fiorentina, ma siccome papà era impiegato di prefettura, era soggetto a trasferimenti. E allora, fra le tante residenze che il governo stabiliva per mio padre, una delle tante fu Pesaro. È vero, è lì che io iniziai, diciamo così, la mia attività vocale. Parlo di attività vocale perché quella artistica venne dopo. Anzi, mio padre fu il primo ad interpretare, a capire che io avessi una voce da tenore. Questa cosa fu scoperta una sera per caso in chiesa. Io cantavo al mese mariano. Mio padre sentì una voce accanto a lui e credette che questa voce avesse delle possibilità per entrare nel campo professionale.
Infatti, il giorno successivo, mio padre, entusiasta da questa scoperta, mi portò a farmi ascoltare proprio dal maestro Belocchi. Il maestro Belocchi disse, beh, questo ragazzo per il momento è un po' troppo giovane, non sappiamo se quando avrà compiuto il suo sviluppo fisiologico, ovvero manterrà questa voce. Me lo riporti più tardi. E gli cantai alcuni brani. Io naturalmente andai avanti per conto mio per qualche anno, così vero come dilettante. E verso l'età di 18-19 anni cominciai a studiare canto seriamente. Dunque mio padre aveva una grande ambizione che uno dei figli ereditasse la voce di mia madre, perché mia madre aveva una bellissima voce di soprano. E in quel momento pensava che chi avesse ereditato questa voce avrebbe dovuto essere mio fratello Marcello, che aveva una voce molto acuta, molto brillante da bambino. Viceversa, quando si sviluppò questa voce naturale mia, lui trasportò tutto il suo interesse verso di me. Naturalmente lui desiderava che io avessi anche una cultura generale e prima di iniziare il canto in conservatorio, lo studio del canto in conservatorio, mi fece diplomare in pittura e scultura. Ho qualche quadro, anzi recentemente ho fatto un'esposizione a Milano, ho avuto una discreta critica. Proprio oggi c'è una comunicazione sul Corriere della Sera che parla di un premio assegnato a Senigallia. L'importanza è notevole, ma per me riveste un particolare fatto, poiché 20 anni fa io cantai a Senigallia La Traviata. Andai all'ultimo momento perché andavo in sostituzione di un tenore che si era ammalato e mi chiamarono. Io stavo a Pesaro, allora ero studente al conservatorio, quindi fu un'esperienza, diciamo così, giovanile. All'amore, poiché quella che ho il cuore, ogni
la recita non fu assolutamente brillante, è vero. Però il fatto in sé ha un sapore particolare, poiché il giorno dopo, quando io lessi la critica, il critico presente allo spettacolo disse: dopo la prova offerta da Mario Del Monaco ieri sera, sono sicuro che di questo tenore non ne sentiremo mai più parlare. La donna è mobile, qual fiume al vento, mutata cento e di pensiero. Sempre una mobile, leggiadro viso, in pianto e riso, e menzognero. La donna è mobile, qual fiume al vento, mutata cento e di pensiero. E sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida, ma il capo e il cuore ormai non sentesi felice a fiero, chi su quel sero non li va amore. La donna è mobile, qual fiume al vento, muta da cento e di pensiero. Questo è servito per farmi le ossa, come si suol dire. È vero, io ho cantato nella piccola provincia, nella grande provincia e anche a 100 lire a recita. Non le dico di aver cantato sempre in provincia, ho avuto anche, diciamo così, l'opportunità di cantare alla Scala nel 1943. Come lei saprà, nel 1943 la Scala era distrutta dai bombardamenti americani e la Scala agiva al Teatro Sociale di Como. C'è un aneddoto che vorrei raccontarle. Mi trovavo durante la guerra a cantare a Padova, cantavo la Madama Butterfly, e durante lo spettacolo avvenne un'incursione aerea da parte degli americani. Tutta la gente che si trovava nello spettacolo ha cercato di scappare naturalmente fuori, vero, per recarsi ai rifugi, e così ho fatto anche io. Naturalmente non avevo il tempo di cambiarmi di abito e, così come mi trovavo in divisa di ufficiale americano, sono scappato per la strada. In quel momento gli aerei buttavano dei bengala e con questa illuminazione la gente, presa dal terrore, vedeva questo vestito di bianco che scappava. In un momento credevano che fosse un ufficiale americano, un paracadutista addirittura, e allora ho cominciato a gridare: ciapelo, ciapelo! Io in quel momento non capivo cosa dovevano prendere, non sapevo. Poi vedo che si dirigevano verso la mia parte, dico: ma cosa voglia questa gente qui? Con i pugni alzati volevano aggredirmi. Allora ho realizzato immediatamente che questi volevano, mi avevano scambiato per un paracadutista. Allora ho detto: uè, fermatevi che io sono Del Monaco, ho cantato in questo momento la Madama Butterfly, per questo l'ho vestito da ufficiale americano, fermatevi, fermatevi! Allora questi in quel momento sono trovati un pochettino scombussolati. Gli anni, dopo aver regolarmente terminato i miei studi al Conservatorio di Pesaro, cominciarono i miei dispiaceri. Mi recai a Milano per farmi sentire ai vari agenti teatrali. Nonostante la mia voce fosse potente, quasi come quella di oggi, gli impresari mettevano in dubbio che potessi portare a fine un'opera, adatta naturalmente al calibro della mia voce, Aida, Forza del Destino, Carmen, perché il mio fisico poteva effettivamente far nascere questo dubbio. Infatti allora non pesavo nemmeno 60 kg. E mi consideravano un mostro vocale, perché questo enorme volume di voce posava su un fisico del tutto inadeguato. Però voglio sottolineare che questa voce originariamente non era quella che io mi trovavo a possedere all'epoca del debutto. E Del Monaco mette a frutto gli insegnamenti di Melocchi.
Il 20 marzo 1940, Mario doveva ancora compiere 25 anni, il teatro del debutto, il teatro di Cagli, nelle Marche. L'opera in programma era La Cavalleria Rusticana. Ariodante era un'opera su schemi proprio tipicamente ottocenteschi e Mario Del Monaco era stato scritturato come un giovane tenore promettente ed è stato il nostro primo incontro musicale. Subito mi colpì la lucentezza dello squillo, la bellezza del suono e la facilità nel settore acuto. E poi subito notai che era un cantante musicale anche. E notai subito anche nelle prove, nella preparazione di quest'opera nuova del caro amico Nino Rota, che poi doveva diventare celebre per tutti i suoi commenti ai film, soprattutto a quelli di Fellini, notai subito la sua musicalità unita alla coscienza veramente fanatica della preparazione e del modo di comportarsi. Ripreso dalla moglie. Del Monaco conosce il successo delle platee internazionali per un lungo arco di anni che va dai 50 fino a tutti i 60 e oltre. A metà anni 50 vive un momento magico. Per lui e per la scena del bel canto si assiste ad una seconda età dell'oro, dopo il primo Golden Age dell'epoca di Caruso. Del Monaco conquista le Americhe. I teatri di Rio, di Buenos Aires, quelli di San Francisco e di New York se lo contendono e Mario non si risparmia. La moglierina lo segue dappertutto, anche per soddisfare ogni sua più piccola esigenza. Compagna fedele di quelle gloriose tournée, una cinecamera 16 mm, con cui Rina realizza piccoli film da rivedere in famiglia e con gli amici a Lancenico. Qui la camera è passata di mano, l'occhio di Mario coglie Rina su uno sfondo texano. Accompagnava spesso Renata Tebaldi, che nei ruoli accanto a Mario fu appassionata e puntuale. Qui li vediamo, Renata e Mario, prima di una ida americana. I loro duetti nella Tosca e nell'Otello erano memorabili. Nel 1957, durante la tournée americana, il Chicago Daily Tribune scriveva: ascoltare Del Monaco ci fa comprendere ancora una volta che egli è unico tra i tenori drammatici. Tale qualità, tale portamento, tale stile quasi rappresentano gioie irripetibili nel corso di un'esistenza. Ho cantato molte opere, una cinquantina circa, sia in Italia che all'estero, sia in lingua italiana che in francese, inglese e tedesco. Fra le tournée che ricordo con piacere sono quella del Giappone e quella che recentemente ho tenuto nell'Unione Sovietica. Potrei indicarne cinque: Sansone e Dalila, Carmen, Canyon e Pagliacci, André Chénier, Radamès e Otello. Ma quello che veramente oggi mi rappresenta nel mondo è Otello. Grande onore di un cantante o di una cantante è quella di legare il nome a un'opera. E Del Monaco è uno dei pochi che ha legato il nome all'Otello. Questo è molto bello. Molto bene, quando parli del Monaco, viene, ecco, per associazione di idee e di nomi, Otello del Monaco, capito? E lui dava questo accento, direi, di lirismo eroico, se potessi dare una definizione, lirismo eroico. Una sera eravamo in casa, a Treviso, e si parlava. A un certo punto sentimmo un rumore incredibile. Andiamo su. Un immenso quadro di Otello di mio padre era caduto ed era appeso lì a quel muro da 30 anni. Il giorno dopo mio padre è morto. Io l'ho regalato al Metropolitan di New York ed è appeso al museo, al Metropolitan di New York, vicino al quadro della Callas. Monaco è stato sicuramente il più grande tenore drammatico della storia del canto di tutti i tempi. Tenore drammatico, l'Otello di Mario Del Monaco,
se lo possono togliere dalla testa nel passato, nel presente e nel futuro, perché così è. Mario del Monaco è Otello, e tanto è vero che quando mio padre morì, dal Corriere della Sera fino a Bunte oppure le Frankfurter Allgemeine Zeitung in Germania scrisse, è morto Otello. Ma veniamo all'Otello e vorrei chiederti, ecco, quando hai interpretato la prima volta Otello e quante recite ne hai fatte? Dunque, io l'ho cantato per la prima volta all'Otello a Colón di Buenos Aires e mi sono preparato con il maestro Antonino Botto, che faceva il viaggio con me sul piroscafo. Poi dopo ebbi un altro mese di prove a Buenos Aires e debuttai in quest'opera ed ebbe veramente un grandissimo successo, cosa che io non prevedevo, perché la sera prima avevo mandato dire al maestro che non mi volevo presentare perché mi sembrava un'impresa veramente rischiosa. Più che rischiosa, avevo paura, devo dire la verità. E viceversa, invece ebbi un grandissimo successo e allora lo proposi anche ai teatri italiani. E anzi, una volta parlando con il mio grande collega, anche lui un grande Otello, Ramon Vinay, facevamo il conto di quante recite aveva cantato lui e gli altri, e lui mi dice: guarda Mario, io credo che da quando Verdi ha scritto l'Otello più recite di te non l'ha cantato mai nessuno. Ed è la verità. Ne ho totalizzate 427. Non ho tenuto il conto di tutte le opere, so che nella mia carriera ho fatto circa 2000 recite, ma dell'Otello sì. L'Otello l'ho tenuto il conto, sono 427. Anzi, mi ero proposto il, diciamo così, il traguardo di 500 recite, non ce l'ho fatta. Un vestido, un vestido, la 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 la
Non pensateci di noi!
Come le rose. Come le rose, come le rose. Questa qua gli abbiamo fatto un piccolo tranello, abbiamo saputo che lei c'è. Ho visto io che lei ha cantato in un film, no? Sì, ma qualche anno fa. Qualche anno fa, io me lo ricordo ancora. E perché tranello, scusa? Tranello perché dico, voglio vedere se si ricorda le canzoni che cantano i film, perché di solito voi tenori bravissimi, nell'immensità del vostro repertorio, alle prese con una canzone come le rose, che è pur sempre bella, ma è una canzone, forse la dimenticate. Invece lei subito, e di questo noi musichieri le siamo un po' riconoscenti. Sono tornate a fiorire le rose, alle dolci carezze del sole. Io, è metallurgica. Ah, io, voce metallurgica mi ha detto, io non lo so. Io vorrei sapere lui che parla tanto come la canterebbe, no? Beh, lei ha detto che l'ha sentita, quindi non occorre che... No, no, ma deve far sentire. Ma non mi ricordo le parole perché... Ah, non si preoccupi. Quando l'ho registrata, l'ho letta lì sul momento, le parole non me le ricordo affatto. Ma noi ci abbiamo tutto, musica, parole, pronto, va. Del Monaco la prego, lasciamo un momento istante e ci delizzi. È veramente un tradimento, sì, perché adesso non so come... Tradimento, la tradimento. Tutto a tradimento. Via. Non sono l'Italia? Ecco. Fate. Son tornate a fiorire le rose, alla dolce carezza del sole, le farfalle ti inseguono festose, nell'azzurro con trepido mare. Una rivalità tra lei e Di Stefano oppure tra lei e Corelli? Io non ho avuto mai una rivalità accesa, per esempio con Di Stefano. Io ho sempre ammirato profondamente Di Stefano, l'ho detto in qualsiasi occasione, perché per me è stato il più grande tenore lirico che sia apparso dopo l'avvento del grande Gigli. Devo dire che Corelli, da quel grande tenore che è stato, ancora, quando va a Cortina da un pezzo, mi telefona per sapere come sto e mi chiede magari, non so, qualche consiglio, perché anche lui è un fanatico della tecnica, come lo sono io. E Stefano mi è venuto anche a trovare qui per sapere come sto di salute. Mi domanda, sei felice della vita che hai condotto? Anche se oggi io non posso dire di essere felice, però posso dire di essere soddisfatto, soddisfatto nel senso assoluto, poiché io ho espresso tutto ciò che io desideravo con la mia voce, con la mia arte.